partenza di gara 2 dell'International GT Open con Jérôme Moule che sopravanza Tom Sowery insieme anche a Alessandro Pierguidi dalla pole position. Dunque scivola terzo l'inglese con l'olandese di Lamborghini davanti alla Ferrari dell'italiano. Fasi movimentate anche a centro gruppo con Di Amato che recupera nei confronti delle BMW. Sfilano i piloti nella parte centrale, un bel confronto anche tra Costa e Conrad con Di Amato che si butta all'esterno, sempre protagonista la Ferrari, contatto nella classe Pro-Am con Liang e la vettura del team di Vincenzo Sospiri, il taglio di Di Amato nel tentativo di sorpasso di Kodair in recupero, confronto con la Lamborghini di Costa. Mack che dopo il pit stop riesce a sopravanzare Breukers e riportarsi in vetta alla corsa. La Lamborghini numero 23 taglierà il traguardo in seconda posizione, ma un secondo di penalità per track limits rimediato da Agostini porterà Venturini e Mulli in seconda piazza. La rimonta finale di Montermini che chiuderà al quinto posto dietro alla Lamborghini di Kang Ling, il onboard della BMW che mostra il contatto tra Rueda e Cipriani. Fuori dai giochi il pilota spagnolo, lo scorso anno vice campione della categoria, la vittoria quasi a sorpresa per Mack che si aspettava di completare un altro passaggio davanti a Venturini, Moule e Brokers, con Agostini a completare il podio.